Questa sera si torna in un posto magnifico. Quale? Dallas, Texas. Mi ero mancato. Ehi! Dallas, Texas. Era proprio lei, la bandieralla. Forse certe volte mi sento un po' insicura e ho che... No. Lui possa non ricambiare... Ma ti compri quell'affarino da appiccicare al telefono dietro proprio per tenerlo in questi casi qui e non lo usi? Ci mette il ditallo sopra con l'unghialla. È strano che abbiamo soltanto 2 settimane per decidere. Ma più o meno sapete da quale lato pende... Il c***o di Dave. Cerco di vivere giorno per giorno impegnandomi in quel dato momento. Bravo, Dave. Come si dice in America, lui vive Dave by day. Hai parlato col tuo capo? Sì, e lui mi ha detto che è molto felice per noi. Che strano, sono in un posto nuovo, in casa. Sul divano. Ora cambieranno casa finalmente, almeno escono da qua. Loro sono... Lo porteranno dietro. In realtà spostano il divano così da Dallas a Houston. Ma infatti loro credo che siano già a Houston, Texas. Ci manca l'assicurazione sanitaria. Perché la consideri una priorità? Ma come perché? C'ho la diarrea, vorrei essere curato, scusa, ma che domande sono? Devo cagare fuori dall'ospedale, non ho capito. Ho sposato uno sconosciuto. Lei cosa sta mangiando? Tipo pezzi di divano. Pezzi di tabacco. Perché l'hai fatto? Non gli ha detto che non aveva l'assicurazione sanitaria. C'era un cartello. Beh, comunque. Cosa c'era scritto? C'era scritto proprio quello. Devo tornare indietro allora. In realtà sono usciti 2 cartelli di fila che ti fanno creare il cartello normale. Cartello... Dallas, Texas. Guardalo lì! È lui! Grande Bobby! Sudato marcio come sempre. Con Bobby 1 tra l'altro. Viaggio di lavoro? Sì, per una fiera. Alla Bobby fiera trova... dell'est. Nella per due Bobby. In cima al mondo, ma che a un certo punto... Dove è uscita quella lì dietro? L'hai vista che è uscita? Hai visto? È uscita così come un diglet. A qualunque cosa. I bicchieri! No, non bevono sto giro. Toglimi una curiosità. Vai. Sei innamorato? Oh sì. Oh sì, Oh, se! Riesco a capacitarmi del fatto che Tristan si è alzato dal divano. Ci sono rimasta male quando mi hai detto della tua assicurazione sanitaria. Parla quella che è andata in carcere. Quella che, sì. Infatti. Tolkienizza Nex. Ragionare sui costi e decidere insieme. Potresti clonare qualche carta di credito, eh? Che dici? Che ne pensi? Bitches? All'inizio ero felice all'idea di partire, ma più parlo con te e più mi dico accidenti. Ma raga! Comunque fare un trasloco durante un programma che non sai ancora se rimane insieme è una... A prescindere, forse. Diciamo che è una situazione un po' triste. Decisioni senza consultarmi. Allora non credo che Houston sia una buona idea. Era la mia battuta questa, non puoi farla tua. L'hai già fatto 5-6 volte a video. Oggi sono andato a fare shopping perché pensavo di buttarti di sopra. No, fare insieme. Sono rientrata dal lavoro. Buon rosé che fai, non te lo fai sul tetto. Dei guanti, una pala, tutto il necessario per sotterrarmi. Adesso tra un mese si fanno una piantagione di Maria sul tetto. L'usanza di ricevere un bel peluche la mattina di Natale. Cazzo, arrivi, lo... E invece il ringraziamento lo passiamo con gli amici? Non è quel sì, ghiaccio. È una bella idea. E Pasqua? Le uova. Ah, quel ghiaccio sono come le bollicine per Benzo per me. Quando vedi qualsiasi cosa. Volevo costruire una famiglia e unire le sue tradizioni con le mie. Mi sta fissando. Io vorrei un collage di tutti gli orecchini che ha messo in tutte le puntate. Sono orribili. Madonna, sono non ce n'è uno bello. È caduto il sole. Oh. Io sono rimasto a casa con i cani e mi manca. Non sto bene lontano da lei. Per me il biglietto. Che esista davvero la persona giusta per me. Voglio ringraziarti per come sei e perché mi ami. Non mi aspettavo di trovare una lettera di Danielle. Danielle è l'unica da cui vorrei sentirle dire. Lei è, amore, è perfetta. Stracotto, Bobby. Quanto ti manco su una scala da 1 a 10? 2. Per mettere il cellulare sotto le coperte. Adesso lui fa così, guarda. Non so se Daniela abbia sentito che le ho detto ti amo, ma... Poppy continua a dire ti amo, ma lei non se lo strisce. Ma lei perché ha bisogno dei suoi tempi, ma anche lei è innamorata. Come fai a non essere innamorata di lui? Guardalo. Guarda quel calzino, quel maledetto calzino. Mi duro. Alla fine lui in sostanza mi ha dato un ultimatum. O vieni a Houston con me, oppure te ne vai subito di casa. E così mi ha preparato le valigie. Che e bravo, mi ha buttata fatto fuori le valigie. Beh, complimenti. Sì, ma lui ha un po' di problemi però. Lui... Cioè, passa da dire ti amo, è la mia vita, voglio costruire qualcosa. Poi lui tende un po' al bipolarismo. Casa. Ricordiamo che comunque poi si scoprì a fine matrimonio prima che lui nel 2007 è stato arrestato. Un amore galeotto, ecco. Tienila tu quella. Ok. Oppure no. È una scelta.
Continuando con gli stessi fraintendimenti e discussioni, non posso vivere così. Sì, ma zio, madonna, la prima litigata reagisci così. Ha messo le valigie qui in corridoio, ha sbattuto la porta. Ma lo... È la coperta con cui si piega e si copriva lei. Con i piedalli di fuori. Ma non capisco le intenzioni di Tristan. Come non le capisci? Guarda le valigie. Abbastanza chiaro. Cioè, sono abbastanza palesi. Mi sa che non ci sta, zia, quella lì. Lei ha sbagliato le misure. Stanotte dormirò senza mia moglie. Cacciata di casa! Come resto della tua vita, trovo. Ciao Mia, come stai? Non benissimo! Mia viene addirittura sbattuta fuori di casa, con ogni probabilità più grave ribesse. Tale da giustificare. Sono una... le tende che ho in salotto. È vero! Sono quelle bacche che trovi d'estate, quelle velenose. Quelle velenose. Quindi fa un bel respiro e vedrai che andrà tutto bene, a prescindere da come finirà. Divorzio, divorzio. La mia cucciolotta, ciao, ciao. C'è anche Bobby. La mia dolce piccolina. Bobby. C'è anche Bobby. Saluta Bobby. Prendiamo un asciugamano. Non lo incuo. Ah, okay. Ecco. Mi aspettavo che mi sarebbero mancati i cani, ma non immaginavo che lui mi sarebbe mancato così tanto. Cioè, lei pensava che gli mancassero tantissimi cani, invece Bobby no. Signori, siamo vestiti diversi perché sono due puntate fatte in un tempo diverso. Cioè, sono... Ma io avevo già i capelli blu. Due live diverse. No, sono due live diverse. Ma allora i capelli blu! Oh! Vabbè, si è addormentato. Niente, non è più capace, raga. Non è più capace. Dallas, Texas. Un confronto separatamente per avere uno scambio di idee. Ma cosa vi porta il caffè dentro le coperte? Piani avete con le ragazze? Credo che le chiamino le 3C, di solito. Champagne, chiacchiere e compagnia. Pensavo. Ci stava come... Scusa, le 3C. Dovevo vedermi con i ragazzi, ma uscirò solo con Bobby perché Tristan sta male e quindi... Ma non è vero, ma è tutto fake, raga. Sono i domiciliari, raga. Era sciroppino quello che gli aveva dato, invece che aveva il colore alla fragola. Lui è domiciliari. Beh, vabbè. Te ancora insieme? Sì. Sì, cioè, non ho riportato cosa dentro... di mirtillo. Lo sfrega. Ma stanno mangiando la frutta con gli affettati? Ti ha sbattuta fuori. Non è innamorato quanto te per niente. Se entra... Hai capito? Ma Daniele, che cos'è? È inferocita. Daniele è una biscia. Ma non è neanche la sua relazione. È una vipera. Piperella. A volte mi rivedo un po' in Tristan. Entrambi abbiamo un temperamento più forte dei nostri partner. Ma più forte di cosa, che lei? Cosa? Rispetto a lei cosa? Un temperamento più forte. C'è un temperino forse più forte. Può cambiare all'improvviso, così in fretta che mi verrebbe da chiedergli: ma almeno ti piaccio? Ancora, ancora, Santa Maria, ma questa cos'ha? 14esima puntata. Lui non ha mai fatto granché per farmi sentire meglio al riguardo. Ma come non ha fatto granché? Ma è la persona più carina e gentile che ti sta dietro sulla faccia della terra. Per quanto mi riguarda, non voglio sentir dire a Dave che vuole il divorzio. Io spero di sì. Stai andando nella direzione giusta, zia. Non penso che Dave sia pazzo di me come Bobby lo è di Danielle. Per forza, sei una cacaminchia. Madonna mia. Questo... Basta! La città di Piossasco che ti manda le foto. Mai... Che l'ho soprannominato città di Piossasco. Che è città di Piossasco? Amber ha pensato alla serata tra ragazze, mentre Bobby e io facciamo un'uscita tra uomini. Vediamo se hai la mano ferma. Sto male, un Jenga enorme. Che bello! No, Bobby, devi portarlo a casa, Sì, forse è meglio se lo rimetti a posto. Quello sotto. Non vale tenere. Aspetta. Poppy vince. Tristan starà male davvero. Non so se credergli, forse non era pronto per questo passo. Aveva paura del confronto con gli altri, quindi Tristan. Ma non c'era proprio, cioè questo qua è tutto fake. Tristan è in computer grafica. In CGI. Non esiste. Secondo me è probabile che ci siano cose che non vi dite ma che vi danno fastidio. Invece ti dico che ti sbagli alla grande. Oh, ma lo saprà bene, oh, il suo matrimonio. Ma cosa gli ha detto? Non ho sentito niente, che c'era Colin McCree. Sempre la solita cosa, vedono loro troppo perfetti e c'è qualcosa che non va. Il giorno della scelta ormai è vicino, a che punto pensi di essere? Nella merda più totale. Voglio anche una persona con cui poter stare per sempre. Non è lei. Voglio esserne certo, per un impegno così grande. Salvati. Voglio stare con lui e ovviamente prendermi una molletta sul naso che c'è sti solchi. La mia priorità assoluta al momento è che lui stia meglio e farò tutto il necessario. Inizia a uscire dall'armadio. Quindi, magari. Ma perché dentro l'armadio? Ho sete. Questa ti aiuterà. È un uomo distrutto. Sai cosa sta succedendo? Lei l'ha avvelenato. Madonna, col polonio. Tan tan tan. Ti spiace. Questo è un tonico da giorno purificante. Allora, vedi questa, questo
La palette, la palette, il rossetto, il brush, il brush. Il brush. Il brush. Blush. Il blush, abbiamo il blush. Poi? E poi abbiamo il blush. Non so perché quando mi lavo la faccia mi gocciola il naso. È l'acqua che scende, no? Il problema è questo. È normale. Vabbè, un po' di vino, anche strano, oggi. Strano, E voilà. Questo è altro che mattino a prima vista, così non era certa a prima vista. Importanti nelle loro vite. Ma cosa c'è lì dentro? C'è Ronda! No, sì, dentro il paese. No, Ronda puoi, è la madre non puoi mettere. È un piccolo Bobby Bob. No, è Bobby 4. Quanti figli volete? Almeno due. Lo metto non verbale, punto i soldi ora. Vuoi scommettere? Madonna, come sono competitivi nella famiglia Bobby. Scommettono su tutto. Bobbina! Qualcosa che vi perplime? Prima la sorella. Continua a dirlo ogni volta che la inquadrano. Arrivare da dietro e fare i bopi. Hop! Nooo! No, ma hop nel senso. Per ogni passo avanti ne facciamo 5 indietro. È una mazzurca. È dura sentirsi giudicati quando si è già stressati. Questa cosa che è giudicata. Oddio, ma da chi è che la giudica? Non ho ancora capito. È lei che la giudica. È lei che si giudica da sola. Deve essere più comprensivo e paziente nei tuoi ancora, ancora. Più di così. Allora tu cedete com'è. Lui la lascia e il gatto vuole rimanere con lui. Lei. Ah, la tendenza a farsi buttare giù. Quella cameriera là dietro. Non so, a caldo. No, sta facendo delle magie, sta ipnotizzando il capo. Infatti l'altro la fermo così. Solo quando lo dico io. Il problema non è l'amore che tu provi per lei, ma come lei lo percepisce. Bravo, bravo, bravo. Quest'uomo è, guarda, top. Meravigliosa figlia, come stai? Bene, tu come stai? Sto benissimo. Vedi, la madre non può fare la videochiamata. La madre è la trafficante d'erba, vero? Quando ci sarà una patata bollente, molto bollente, chi la raccoglierà? Luca. Più calda è, più mi piace. Noi dobbiamo sostenere te e Tristan in tutte le vostre decisioni. Oh. D'accordo? La madre parla meglio del padre e della sorella. Infatti. A me piace molto, mia. Cavolo. Anche a me. Cosa vuol dire? Cioè, lo stanno dicendo come dire voglio farmela. Ma infatti si bomberebbero tutti mia. Spero di tornare alla fase dell'amore incondizionato. Non c'è mai stata! È l'ultima. Oddio, aiuto. Sta esplodendo per trattenersi sto giro. Sapete, sono passate 7 settimane da quando vi siete sposati. E l'avete fatto da estranei. È vero, nell'orto. Ma sta zappando la vigna. Queste gite o mini lune di miele gli aiuteranno a rilassarsi e a ricordarsi quanto siano speciali i loro coniugi. Di poter fare una bella gita con Tristan a Austin. Dove? Dove? A Austin, Texas. Non abbiamo potuto goderci il nostro vero viaggio di nozze. Ah, vero, giusto, loro l'hanno battuto. Ah, sì, l'hanno fatto in carcere. Io e Amber ci prepariamo per un lungo viaggio. Andiamo in macchina a San Antonio. San Antonio? Dove? Texas. Faremo delle degustazioni? E questo già pensa al vino. Andiamo a Broken Bow in Oklahoma per la mini luna di miele. Broken Bow! Per tanto tempo in macchina con una persona ti può portare a litigare. Cioè questi non hanno litigato per 5 settimane e devono litigare in macchina adesso. In Oklahoma. Già incazzato Tristan. Ho parlato con Dave stamattina e mi ha detto delle cose non molto piacevoli. E me... Mi ha detto che tu gli hai detto che ti ho sbattuta fuori. È la verità. Niente, questi due non ne possono uscire da questa situazione, dai. È convinta di non avere voce in capitolo. Ma zio, ma gli hai fatto le valigie. Per me te ne sei andata tu e questo fa male. Sare la tazza me l'hai buttata tu. No, allora, ricordiamo, allora lei gli ha detto se allora io me ne vado e lui gli ha fatto le valigie. Mi descrivi come un mostro. È zero, ma dove sono gli occhiali lì così? Per... Oh, mamma mia, mi ha cacciato via. Oh. Sta dormendo palesemente lei. Il bagno è grande. Anche il letto è grande. E la TV è grande. Ed è tutto grande. Ti e bassi, ma mai a livello di... Voilà, un vinello e via. Emozionato. Una settimana si lasciano, dai, lo sappiamo. Austin. Occhio, Austin. Austin, Texas. Madonna, che crimine. Aspetta, ma questi raga dove li hanno mandati? Ma là c'è una scena del crimine. Sì. Là c'è CSI. Ma se sai. Se sai Texas. Beh, che bel viaggio. Ma io voglio solo dormire e parlarne domani mattina. Per me va bene. D'accordo. Da 1 a 10 quanto sei felice di mangiare gli s'mores? Chi? Gli s'mores. S'mores. Cosa sono gli s'mores? Molto tardi stanotte, quindi qualcuno mi dice cosa sono gli s'mores. Ora te li facciamo vedere, sta. Perché non lo sapete? Ma ora li fanno vedere, ma perché? Allora, non so se Danielle si stia innamorando di me o no. È la nostra seconda luna di miele, ma mi ha fatto i bagagli e se n'è andata. Se n'è andata veramente! Chapeau, bravo. Chapeau. Chapeau! Lei mi ha svegliato e mi ha detto, Tristan, voglio il divorzio. Così, che non sai se è un sogno oppure no. Pensavo che le cose
stessero migliorando. Come? Di nuovo. Se avete litigato? Ma l'hai insultata tutto il tempo in macchina. 3 ore di viaggio. Goderci la giornata. Facciamo un giro nel resort, poi la colazione e rilassiamoci. E prendiamo dei cocktail? Ci sto, vabbè. Vabbè, via. Dai. È il momento. Caca. È il momento. Ciao, sono Amber e sono un alcolista. Ciao, Amber. Deve finire così. Alla prossima puntata.